Grek Per la vittoria di un campione eh, Daniele Greco che fa un volo di 17,70 m, vince il campionato europeo indoor. È qui, è qui vicino a noi, eh, per raccontarci la sua storia. Grazie di essere venuto. Grazie a voi, buonasera. È una delle speranze anche per Rio, per il Brasile. Torniamo a quel momento in cui in ginocchio ecco, ce, ce lo racconti perché quella situazione. E stava aspettando il risultato, probabilmente, beh, sì, in ginocchio perché nel senso proprio il momento di, di ringraziare, già perché chiaramente avevo capito di aver fatto un bel salto, comunque sia e di aspettare in preghiera, ecco, già di ringraziare anticipatamente quello che stava quello che poi si è, si è verificato, insomma, la misura del 17,70. Che è stata, insomma, è valso il titolo di campione europeo indoor. Certo, certo. sì, Eravamo Molte... campionati europei indoor di in Göteborg nel 2013, quindi è stato veramente un, gra un gran salto e si è valsa la medaglia d'oro. Ecco, lì che, 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 che vuol dire? Che si dice che si pensa di se stessi in quel momento? Ma eh, che cosa si pensa? Eh... Sinceramente, ancora dopo due anni non me lo sono chiesto, sinceramente. Ecco, la prima volta che mi, che, che mi pongo questa domanda sicuramente si pensa a tutti i sacrifici che si è fatto fino a quel momento e dire ecco finalmente ho, ho fatto il salto della vita o meglio della vita fino a quel, fino a quel punto, e ho, fatto, sono, ho fatto qualcosa di grandioso, ecco cosa si pensa, e finalmente sono riuscito ad esprimermi e finalmente i sacrifici hanno avuto il loro, e hanno dato i loro frutti, ecco, penso che sia questo che, che passa per la mente. Ecco, quella preghiera, quel momento, quelle mani giunte vuol dire che i valori non sono quelli solo agonistici, ma sono anche forse più elevati? Ma assolutamente, assolutamente no, cioè non era il fatto di aver saltato 17,70 e quindi esser, essermi fermato solo esclusivamente alla misura, quindi a qualcosa di materiale. Era il raggiungimento di un obiettivo perché so benissimo che quando sono in pedano non sono mai da solo. Quindi? Lo spieghiamo meglio questo concetto che lei porta sempre con sé? <ride> non sono mai da solo perché c'è il mio angelo custode che, che mi aiuta, c'è il, il Signore che mi dà la forza per riuscire poi insomma, ad incanalare quello che dentro io, dentro io mi sento, eh, per riuscire a volare il più lontano possibile e eh, e misurare e dire veramente senza nessun, senza nessun metro quanto il Signore è grande. Ecco, questa. Quindi la, la, il ricorso alla fede, questa forza che ha, questo angelo custode di cui ho parlato, l'aiuta nell'attività di tutti i giorni. Questa sportiva va anche nelle difficoltà, penso? Sì, sicuramente molto più nelle difficoltà che, nelle, che nei momenti che nei momenti, diciamo, belli. Però noi ci abituiamo spesso sempre a chiedere a Gesù nella preghiera, a fare sempre una, una preghiera di richiesta e mai una preghiera di ringraziamento. Invece quel, il fatto di, di mettermi già in ginocchio subito dopo, dopo quel salto era proprio già come ringraziare, cioè dire grazie. Anche perché in quello specifico, in quella gara venivo anche da, da alcuni problemi fisici, cioè ho gareggiato con alcuni problemi fisici e quindi io e, mio, io e il mio allenatore sappiamo benissimo, ma anche la federazione sanno benissimo eh, le difficoltà che, con cui ero andato eh, in pedana quel giorno, quella sera. E, e proprio per questo eh, ringraziare per essere riuscito già a gareggiare, ma poi a fare quella misura, quella è stata proprio una preghiera di ringraziamento, perché ecco, ripeto, eh, mo, spesso e volentieri non facciamo solo preghiere di richiesta e ci dimentichiamo poi nei momenti, nei momenti belli. Della grazia che abbiamo ricevuto, perché io la, la reputo una grazia, quello, quello io di, di fare sport, di fare questi risultati, di, di essere comunque una atleta forte la considero un dono, di, un dono del Signore, una grazia per me, e, che poi diciamo, mi aiuta soprattutto nei momenti difficili a superare i momenti difficili. Ecco perché nella carriera bella di Daniele Greco c'è il momento difficile, momento che adesso vedremo anche con delle foto, perché è il momento in cui. Forse appunto eh, il cammino di sacrificio verso qualcosa che auguriamo sia ancora più bello è fatto anche di, di, di step, eh, di fermate, no? è quella di un grave infortunio o comunque di un brutto infortunio. Lo ricordiamo? Ma sì, sicuramente era il peggiore che a un atleta, soprattutto poi se parliamo di salto di potesse capitare: quella della rottura di un tenine da kill agli europei di Zurigo nel 2014. Però chi lo sa, io la vedo come questo, come un'ennesima prova. Eh, rompersi un tenine da peraltro due volte io non lo sono rotto perché nel giro di, di 20 giorni ho appena tolto E vediamo il... proprio le foto in questo momento, e questo credo che sia appena il momento. Appena tolto il gesso, qui dovrebbe essere un altro infortunio, eh. quello dei, dei campioni del mondo di Mosca. Questa è la desolazione, comunque <ride> il momento difficile. Esatto, no? sì, sì. sì. Lì, lì, che si... lì la forza la troviamo allo stesso modo oppure c'è il momento di. Di difficoltà, di sconforto ma io più che sconforto provavo rabbia in quel momento, cioè non, delle lacrime non erano né di dolore né di nient'altro ma era di rabbia perché sapevo benissimo quanto potevo fare quel giorno e in un attimo ti sfuma tutto e... però in quel momento stesso scatta subito l'altra molla che dice ok, pronti a rialzarci rimettiamoci in piedi lavoriamo di nuovo perché ci sarà di nuovo si presenterà di nuovo un'altra occasione ci sarà un'altra occasione e non è il momento di mollare. E quindi e so che chi è con me sicuramente sarà pronto ad aiutarmi, a darmi la mano per rialzarmi da quello che in quel momento mi era, mi era accaduto, mi era successo. Ecco, insieme, lei e il suo compagno di viaggi, autorevole, eh, avete affrontato una riabilitazione, Qui abbiamo delle immagini di riabilitazione, anche dura. Eh, eh? assolutamente. Quanto è durata? Com è eh, durata un, otto mesi, cioè un, un anno anzi un anno solo di riabilitazione cioè solo di tutti gli esercizi a, a ritornare a fare il movimento più semplice come quello del camminare che in quel momento veramente sembrava, sembrava nell'acqua vediamo proprio da Atletica esatto. Leggera TV tutte queste immagini che sono ecco di ripresa dell'attività eh? sì, sono, sono proprio i primi giorni cioè quando ancora lì ancora non poggiavo nemmeno eh, il piede per terra quindi camminavo ancora con le stampelle e poi ripeto, cioè, dalla, dalla seconda caduta il tutto è ancora più. Si è, si è aggravato Ma Hai mai pensato di, di dover abbandonare? No, mai pensato, assolutamente. Anche se devo dire che quella dell'arbitrazione è stata veramente la, la più dura prova che abbia mai potuto affrontare. Perché eh, sentirsi impotente o comunque sia, non riuscire a fare le cose per, non perché non vuoi, ma perché proprio non ci riesci eh, devo dire che anche. Tuttora eh, cioè ad oggi ancora un po' queste sensazioni ce l'ho, eh, sicuramente non è, non è per niente facile. Però, è, anche, è anche doloroso, o no? Ma sì, ci sono stati dei momenti di, sì, che, che provavo dolore. Cioè, vedi perché... come anche i titoli che sono stati messi, fidarsi delle proprie gambe, tornare a sentire, cose. <ride> esatto, eh... sì, sono, sono tutte cose che purtroppo quando uno non ha nessun tipo di dolore non, non, non le nota nemmeno. Però, chiaramente, rompersi un tendine è veramente. Ma male. lì la motivazione forte per andare tutti i giorni a allenarsi, a fare. Qual, è, qual era? La motivazione forte che era, che c'è, è quella che, purtroppo, ahimè, dopo la rottura di un tendine, nessuno è tornato mai più ad altri livelli a fare attività agonistica. E, e questa è stata la grande sfida che ho raccolto subito, dal, dal primo minuto, che consapevolmente, oh, quando sono riuscito a capire che mi avevo rotto il tendine, è stata la sfida che ho raccolto nel primo minuto. E da lì è la sfida che mi porto avanti tutti i giorni e perché no anche dimostrare che appunto che non sono solo. E qual è, qual è di questi il momento più difficile che è stato? O anche il momento che le ha dato più soddisfazioni, il tornare a, piano piano a correre forse? Sì, mi ricordo ancora, era nel mese di aprile quando ho ricominciato a corricchiare, il mese di aprile del 2015. Io mi sono rotto il tendine ad agosto del, del 2014. È stata una bella, una bella sensazione. Sì, I momenti felici sono stati quelli. I momenti più difficili sono stati ottobre, novembre, quando veramente non riuscivo nemmeno a stare sulla punta del piede. Tutti questi esercizi che, che vediamo adesso, questi sono tutti propedeutici Ancora, cioè, lì con la palla, non è che non vado io più su con il piede, è proprio che il piede non sale più su di quell'altezza. Di quell vedi, Infatti. E, e qui, adesso a che punto siamo? Perché adesso, tra pochi mesi, ci saranno le Olimpiadi di Rio e noi ci teniamo, insomma, che è un campione eh, di questo usando... valore. Usando un termine militare, appunto, come quello a cui appartengo, cioè la Polizia di Stato, sono abile. arruolato, ruolato. Nel senso quindi, che quindi la, la, la è andata benissimo sì, la sì, riabilitazione Sì, dal punto di vista del siamo tendine. passati all'allenamento allenamenti, insomma, assolutamente, dal punto di vista del tendine non ho più alcun problema. Da settembre ho ricominciato la preparazione come se fossi un atleta normale. O meglio, mi sono normalizzato completamente come atleta verso gennaio. E quindi, quindi, da adesso in poi dovrebbe ricominciare il periodo agonistico. E poi vediamo, saranno le gare a, de a decidere insomma, se ricomincerò da dove ho lasciato o meno. Ecco. Quindi, intanto che vediamo, io invito subito il nostro ospite qui, Antonio Creti, un collega giornalista Buonasera. che Buonasera. ha seguito questa parte della trasmissione, Poi ci sarà, ci sarà una sorpresa perché abbiamo ancora una sedia vuota. Non è finito: cioè, vince Daniele Greco, vince eh, il campionato europeo in dopo essere arrivato quarto a Londra, quindi anche con una misura particolare. E poi è sottoposta a una serie di esami. Il primo, l'abbiamo vista è un infortunio fisico. L'altro è un infortunio della vita. Che succede a un certo punto? Intanto delle cose che ha detto eh, Daniele mi ha colpito fortemente quella che è poi una metafora di vita. No? Solo che, perché solo chi cade può risorgere. Perché si cade e ci si rialza. Questa è una grande metafora. Che lo accompagna, credo come accompagna tutti i grandi campioni, cioè è, è raro pensare che un grande campione che è costretto, tra virgolette, allo sport estremo, cioè a portare la propria macchina, il proprio fisico, all'estremo proprio delle proprie potenzialità, non accada una cosa del genere. Quindi è una cosa bella che lui ha raccontato, che ovviamente sublima attraverso la fede, ma perché la fede è fondamentale, è una virtù teologica, cioè è, sì. se senza la fede non fai niente. Quindi questo diciamo è, è l'insieme. La cosa importante e bella è che lui attraverso questa caduta può veramente dare un segnale grandissimo, grandissimo, non solo di una resurrezione fisica, ma di una resurrezione anche di uomo e anche di esempio. Quindi io dico, la, co la cosa che mi preoccupa è hai capito in che situazione ti sei cacciato? Perché sei il simbolo di tantissime cose. Eh assolutamente sì, purtroppo sì sono entrato veramente in una situazione dove porto veramente il peso di tante. Di tanti da, di 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 esempi che si possono fare, no? Eh, cioè nel senso magari uno potrà pensare, vabbè, ma il suo Dio allora dov'era nel 2014 quando si è rotto il tendine No, perché penso che sicuramente molti si saranno chiesto, no? Perché eh, poi sono tante domande che uno si può si può porre, però c'è anche il cantico delle denti di, di Isaia. È un salmo di Isaia che dice: Fate conoscere ai popoli tutto quello che noi ha compiuto, e come si può fare conoscere ai popoli tutto quello che noi ha compiuto, se non facendo qualcosa di speciale. E come tanti altri canti, ci sono tanti altri passi Sei di alcuni canti, qualcosa di speciale. Quando, quando si dice esatto: il Signore fa di me uno strumento. Quindi io prendo queste cadute come uno strumento per dimostrare la grandezza del Signore. Ecco. Poi vorrei sottolineare un'altra cosa: Lui è veramente l'esempio della grande tradizione italiana della cultura italiana, del territorio italiano e delle, diciamo, delle tantissime civiltà che ci sono in Italia. lui è l'espressione di una civiltà messapica salentina e, e, lo dice e, perché là anche lei è originale sì, vabbè, molto, più <ride> insomma, molto più modestamente perché lui, lui vive lì, io ho i genitori Nato da lì. A no, Nardò. A Nardo, Nardo, Nardo a Galatone Nardo a, a Galatone, Galatone. E, e io so, so per certo che lui per esempio, nei suoi momenti di relax fa il contadino allora sapete che noi abbiamo. Perché è un... questa cosa? Cioè, sì, sì. Fa il contadino. Cioè, contadino nel salento vuol dire usare la zappa, eh? cioè usare gli strumenti del contado. E questo è bello. Cioè, un campione, un campione, direbbero quelli che hanno studiato eponimo, no? che rappresenta l'insieme dell'umanità, che poi fa il contadino perché è quello, è, è quello, il suo humus naturale, è più, è più vero, è più profondo, l'attaccamento alla terra. Quindi, io credo che lui abbia dei requisiti straordinari. Però. Abbiamo detto delle cadute. Abbiamo detto degli Perché esami sì. a cui è sottoposto. Sì. Siccome in qualche modo poi ci entriamo anche come categoria. Che cosa sì. accade poi? nella Accade che, come diciamo, accade nel, in tutte le, le storie più belle, quelle che poi per me, finiscono con un lieto fine straordinario, a un certo punto, viene accusato di omissione dei, dei sui controlli doping. Questa è una storia anche recentissima. Eh sulla reperibilità vorrei dire però ecco visto che è stato fatto molto clamore lui ha avuto due momenti di clamore quando ha avuto più clamore è il fatto che girasse con la maglietta Dio in me anziché diciamo la esatto, vittoria, quella è stata una Mi cosa vedendola. quasi iconoclasta diciamo proprio quasi molto brutta, quella è una colpa nostra, nostra responsabilità, cioè anziché puntare sul campione punta sulla maglietta che rappresenta invece che un momento molto intimo, certo. eh, va bene. ma la cosa diciamo più grave è questa diciamo dell'accusa di aver omesso i controlli cioè di non aver dato la reperibilità sui controlli antidoping, tutti sanno che gli atleti di, val di valore olimpico devono dare la disponibilità alla finestra per il controllo, se tu non la comunichi questa finestra, è una cosa per cui venne accusato eh, Schwarz e che poi è stato anche condannato. Ho nulla a che vedere, certo, ovviamente certo. è una cosa puramente burocratica perché praticamente lì è, è stato un. un Però cioè, ma Daniele comunico. è stato sbattuto Però un po' in, stato, prima, pagina in prima pagina insieme ad altri. Ecco con che è successo a Daniele? Così vi spiego. Eh, una cosa di cui è stato accusato Sfarz, è stato preso c è, c è quindi, altrimenti non no, avesse no, comunicato no, assolutamente, assolutamente. noi niente vabbè, non so com'è che siamo finiti in questa storia in questo calderone burocratico da parte della, della procura o comunque del CONI o de, dei carabinieri cioè, non, è qualcosa che veramente cascavamo da, dalle nuvole quando ci è stato chiesto di dare delle spiegazioni in merito a questi presunti eh, presunte eh, eh, comunicazioni sulla reperibilità Solo che peraltro si tratta, si tratta delle reperibilità trimestrali quindi tu ah, entro il 31 dicembre del 2015, adesso il 19 dicembre è diventato il limite, prima era il 30, 31 dicembre, nel 2015 devi comunicare il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2016 questo ci veniva, è stato fatto da parte nostra, è stato fatto sempre regolarmente. Nel 2011-2012, quando il sistema era cartaceo e poi diventava informatico, comunque ci, vengono chiesti de, 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 ci, ci hanno chiesto di portare delle prove in merito a queste comunicazioni di 5 anni fa, e quindi... che comunque noi non eravamo tenuti a a conservare, a conservare, ma loro avevano peraltro distrutto, quindi, no, una situazione... su, su, su una cioè, base una questione di questo, s... quindi è stato fatto tanto clamore, dice lei per niente. I giornali eh. chiaramente hanno fatto passare questa notizia per doping, cioè c'è gente che, che parlava. Ma l'Italia, come la Russia, l'Italia coni, ma la, che è il coni che copriva gli atleti dal, do, dal doping. Cioè, io che a 16, 17, 18 anni, ma anche tuttora me ne guardavo anche di bere una bevanda commerciale perché magari mi poteva dare no? quell'aiuto in più rispetto a una persona me ne guardavo da quello da un tratto mi viene, a, mi, viene, mi viene vengo accusato di doping perché poi questo è stato il messaggio di fatto che è, stato, che che è passato io vado nelle, scuole, io vado nelle scuole con i ragazzi 12-13 anni e mi chiedono ma è vero che lei ha avuto a che fare col doping Cioè, è stata veramente qualcosa di... ma la vicenda di... si è conclusa? Sì, sì, si è conclusa con soluzione perché... Cioè, quindi si è capito benissimo che non, non si trattava, di, cioè non c'era fondamento il procedimento che era stato avviato. Però la cosa clamorosa, Gian Pietro, è che sono stati inquisiti otto atleti di alta prestazione. Questo ha fatto scalpore. Certo. Quindi, anche la giustizia si deve mettere d'accordo con se stessa Allora, esatto. a, 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 com, non so se, come diciamo, altro compagno di viaggio, non possiamo dire angelo questo ma ma compagno di viaggio importante è il tecnico che l'ha scoperta e l'ha lanciata. E ancora, ecco, è Raimondo Orsini, che è il tecnico che è qui con noi. Sì. È è venuto a accompagnare, benvenuto. Buonasera, Zin. grazie. E io ho detto: Buonasera, no, deve voi entrare voi. perché è una testimonianza eh, importante su Daniele, che è un campione un po' a tutto tondo. ecco Ma come l'ha scoperto? Ha lanciato nel salto triplo? Beh, no, Daniele è stato una serie di circostanze fortuite veramente. Era, era quasi destino che non ci incontrassimo perché si sono verificate 6-7 situazioni particolari perché io mi incontrassi, perché io quel giorno andassi a vedere i giochi della gioventù, ecco, che, era un qualcosa di... che era di mercoledì ed era il mio giorno libero. E lui gareggiava quel mercoledì, e lui non doveva nemmeno gareggiare, poi invece si infortunò. Un ragazzo che doveva gareggiare al posto suo e Capito, quindi fu chiamato storia. lui. Quindi ci sono veramente. Ma l'ha visto gareggiare tro... 100 metri, che faceva? No, faceva gli 80 ostacoli. Eh. E in una gara provinciale eh, arrivò quinto, non arrivo arrivò nemmeno primo. E lei secondo... cosa vide in questo ragazzo? Io vidi un ragazzo che vedevo della stoffa. Era un ragazzo eh beh, che certo, aveva... aveva tanta cioè, stoffa eh. Eh, ed era però. Una, era crudo come ragazzo, non, non disse dove siamo quando l'ha visto? Siamo a Trepuzzi e siamo nel 2003. Dove? dove che... Gioia della Gioventù? No. Fa... Che dove è? Che... Trepuzzi, Tre Tre eh, no? il sì, Salento, eh, perfetto, sì, io perfetto. sono. Per cui ero alla ricerca di ragazzi per mettere su una squadra di atletica e mi impressionò. Andai a parlare con il suo professore. Chiamai a casa e, e suo padre mi rispose come se mi avesse conosciuto da sempre. Mi disse sì, glielo mando tranquillamente mio figlio. E quindi è così che è cominciata 13 anni fa questa storia. Ecco. Ma perché ha pensato al salto triplo? E... Che perché... dice? No, che ha fatto una smorfia, Daniele. In che per senso? Caso, per caso, cioè Tutto, senso? per caso. Per cui quest, quest, il salto triplo lì... rientra nelle casualità eh, di esatto. cui parlavo prima. Cioè, la casualità di trovarci, di, di incontrarci, di andare a, a prenderlo. Allora, di Daniele, a casa per perché anche che... lì nel salto io sono partito da panchina. Cioè, allora io giocavo a pallone e facevo la panchina. Quindi giocavo a pallone con la palla. Nella panchina, io giocavo comunque a pallone anche i 90 eh. minuti, li giocavo lo stesso. No, a parte delle battute. Lì e... ai societari dei, dei giochi della gioventù a scuola sono stato sostituto di un ragazzo che si era ammalato perché io non ero il più forte negli ostacoli e ho sostituito questo ragazzo. Cioè, gli hanno disegnato ostacoli. proprio su. Nel triplo <ride> è stato invece caso perché il ragazzo, siccome quando si fanno i campionati italiani under 16. Portano la regione, per, non fare, per, non, per scanso di equivoci, porta i campioni regionali di ogni specialità, tipo i trials americani. Il ragazzo che vinse, il, era un ragazzo stesso della mia società, che vinse il triplo, vinse anche gli ostacoli. Per una questione di punteggi, andava meglio schierare questo ragazzo negli ostacoli. Io arrivai secondo nel triplo e quindi feci io il triplo ai campionati italiani under 16, feci il salto triplo. E poi, vabbè, non andò, andò benissimo, arrivai nono, però mi migliorai tantissimo già in quell'occasione, quell poi l'anno successivo, continuando a fare un po' il triplo, ecco, poi vinsi il triplo. Qual è game. la sua dote principale? Dove è Brian? La tenacia, la caparbietà, e la sua voglia di, di mettersi sempre in gioco, e non soltanto in gara, anche negli allenamenti, questa è contemporaneamente sia la sua forza che il suo limite, perché lui pretende sempre tanto o troppo da, da se stesso. E però dobbiamo capire che... Da quanto temperamento... tempo che lo allena? Da? da 13 anni. Da 13 anni. E Era Daniele, un... che vuol dire avere questo rapporto con un'altra persona che si dedica, che dà tutto quanto e a cui dare anche delle risposte? Ma, eh, sicuramente non so quanti sono riusciti come atleti a fare una, un, una trafila di anni con lo stesso tecnico. Certo, tra me e lui per me vuol dire tanto, perché comunque ormai il rapporto, adesso io sono molto più grande, prima un ragazzino lo certo, vedevo più come certo. una figura molto più distante. Oggi adesso, ricordiamo quanti anni ha? 27 anni. Eh, eh, nel 2003, sono 13 anni fa, però a 14, 14 anni. diceva i giochi della gioventù? Eh, quindi era una figura molto più distante, infatti anche da lì è rimasto poi comunque il nostro rapporto. Io lo chiamo sempre professore, non lo chiamo mai Raimondo Orsini o comunque con qualche, o qualche altro, cioè sempre professore. E chiaramente da piccolino il nostro rapporto era più distante perché io ero più piccolino, adesso che cominciamo a crescere, sicuramente è una persona di riferimento, indubbiamente, perché dopo tanti anni è chiaro che è inevitabile che diventi così. E poi la nostra forza è il fatto di comunque confrontarci sempre, perché comunque i momenti difficili li abbiamo avuti anche noi, diciamo come in tutti i rapporti. Però siamo stati sempre vincerà bravi. vincerà la... una medaglia alle Olimpiadi e presto puntata e, a questo a diciamo, 20, al 2020. Allora, diciamo che noi dovevamo ricostruire un muro, partendo noi diciamo nel dialetto nostro pietra pietra a Zavarite. Cioè, nel senso, una pietra alla volta alla fine il muro Perfetto. viene su. E ci siamo confrontati, avevamo un, da costruire un muro tanto grande. Eh, avevamo tante pietre, l'abbiamo cominciato a mettere e diciamo che siamo quasi arrivati alla fine. Adesso ci confrontiamo, però, con, con i dati di fatto veri e propri. Cioè, qual cioè, è il risultato che aspettate? C'è cioè, un confronto, standard, un test? Qualcosa? Intanto, uno standard di partecipazione. Eh, eh. E, e intanto, quello è la condizione sine qua non per poter. Ma deve arrivare in qualche gara? o sì, Quando certo. sarà? Ma entro luglio si dovrà fare. Questo. Entro luglio. Il... L'ultima cosa, proprio in chiusura, Fiamme Oro credo che sia una garanzia anche per chi vuole fare attività no? con tranquillità. Ma sicuramente ringraziamo, meno male che ci sono questi gruppi sportivi, questo regolamento che regola appunto la, la Fidal o la, la, comunque l'atletica leggera che ci danno la possibilità di, di, di poter fare quello che, quello che amiamo perché alla fine io faccio quello che amo, cioè fare atletica leggera e, e comunque sì avere uno stipendio alle spalle è importante perché appunto... Eh certo. E ci danno il sostentamento necessario per poter avviare questa attività. Io li ringrazio moltissimo perché senza di loro sarebbe stato impossibile per me fare atleta. Grazie atleti. anche a noi, grazie anche alla Fidel per averci mandato questo bravissimo atleta. E grazie Antonio Greti, grazie, grazie Raimondo Orsini, grazie ancora Daniele Greco. Un lupo, noi facciamo tifo per lei, ma tanto ho capito Previ. che c'è un disegno, e eh, quindi <ride> nessuno può fare niente perché è tutto disegnato. Grazie. <ride> ci vediamo con lo sport sabato prossimo alle 19. Grazie.